I Web TV Boys, allora, il giorno che sanno che verrà inaugurato questo parco, si recheranno sul luogo per realizzare un servizio contro il parco. Un servizio che poi hanno in programma di mandare sul loro sito internet. Per quello vengono chiamati Web TV Boys, perché sul web, cioè su internet, è come se avessero una loro TV dove mandano questi servizi su internet, cioè per esempio l'ambiente. Solo che verranno coinvolti nell'avventura quando si scoprirà che forse i nativi americani non avevano tutti i torti, perché dall'acqua del parco cominceranno a uscire dei mostri che si scateneranno contro gli ospiti del parco, perché questa fonte in realtà è un portale, è un passaggio per una dimensione parallela alla nostra, acquatica, dove c'è solo acqua ed è popolata da queste creature mostruose. Prego. Anche contro di loro. Sì, mi ha chiesto se si scatenano questi mostri anche contro i Web TV Boys. Certo, perché non fanno distinzioni, diciamo, siamo tutti sulla stessa barca quando siamo. Ho detto siamo, scusate, questo è una identificazione che io ho sempre con i miei personaggi. Io penso che se noi che siamo gli autori non siamo veramente coinvolti nei personaggi, nella vicenda, quindi mi è venuto da dire siamo, no? Comunque sì, senz'altro. E si scoprirà che questa fonte comunque era stata aperta almeno una volta già nella storia dell'umanità, circa 12.000 anni fa, quando adesso gli scienziati, questo nella nostra realtà, fanno risalire il diluvio universale. E quindi si scoprirà sempre, ma non vi anticipo nulla di così sconvolgente, perché vedrete che ci sono tante altre cose nel libro. Questa fonte era già stata, questo portale già aperto almeno una volta, quindi da una civiltà precedente alla nostra, una civiltà che potremmo chiamare Atlantide, che scoprì questa dimensione parallela, si illusero forse di poterla sfruttare, ma le cose sfuggirono loro di mano. I cancelli si spalancarono sulla nostra dimensione, l'acqua cominciò a invadere tutto, a allagare tutto, e sarebbe potuta essere la fine. Fortunatamente gli ultimi sopravvissuti riuscirono a richiudere questo portale prima che fosse troppo tardi. Ora il punto è, riusciranno i Web TV Boys a richiudere questo portale prima che si generi un nuovo diluvio universale? Ho chiesto a Claudio di essere qua con noi questa sera, oltre perché mi faceva piacere riconoscere pubblicamente il mio debito nei confronti del centro studi. Tra l'altro il pieghevole che avete trovato sulle vostre sedie non è casuale, è proprio della prossima iniziativa del centro studi che si terrà a settembre. Adesso poi Claudio forse ci dirà qualcosa di più. E, comunque, perché i Web TV Boys fanno parte di una casa famiglia che è gestita da questa psicologa, quindi anche per il ruolo di questa psicologa ho chiesto la consulenza del centro studi. E poi perché in un certo senso Claudio mi è stato di grande ispirazione per questo libro. Forse se non avessi parlato con Claudio questo libro non ci sarebbe, sarebbe molto diverso, perché un giorno che stavamo parlando appunto del castello di Dumrock, perché stavamo là discutendo appunto dei dialoghi del castello di Dumrock, lui un giorno mi ha detto: ma curioso questo fatto che tu sia così attratto dal mistero. Perché io gli dicevo che veramente fin da piccolo io ero un appassionato di film horror, ma mi piacevano i film horror finché non si vedevano i mostri, cioè mi piaceva il mistero che c'era prima. E lui ha detto: curioso questo fatto. E io non ci avevo mai riflettuto, però ho cominciato a riflettere, a chiedermi: allora, ma perché effettivamente io sono così attratto, perché la gente può essere attratta dal mistero? E quindi forse ho scritto questo libro anche per dare la mia risposta al perché. Comunque lascerei la parola a Claudio adesso. Pronto? Mi sentite? Allora, buongiorno a tutti. Pronto? Bene, mi sentite? Insomma, più o meno. Prova, ci siamo forse. Buonasera, io ho scelto due passaggi di Acqua Tagliente che vorrei leggervi, e questi due passaggi riguardano: uno, la testa, l'amore per la verità; l'altro, il cuore,
e cioè la capacità di commuoverci, la capacità di sentire la sofferenza degli altri. Quindi due passaggi, uno riguarda la ragione, l'altro riguarda i sentimenti. E vedete, cercare di unire questi due aspetti, la testa e il cuore, è un fatto di grande importanza per ciascuno di noi, ma anche per il pianeta in cui siamo. Unire il linguaggio degli adulti, la razionalità, con il codice che piace ai bambini, i sentimenti, perché è un grosso rischio per tutti noi grandi dimenticare di essere stati bambini. Quando la testa va da una parte e i sentimenti vanno dall'altra, abbiamo la stupidità emotiva, che è l'opposto dell'intelligenza emotiva. E la stupidità emotiva è una brutta cosa, vedete, perché quando la testa va da una parte e i sentimenti vanno dall'altra, cosa succede? Più razionalità, più scienza, più controllo, più esperimenti, più potere, più soldi. Ma se si perde il cuore, la capacità di sentirci insieme agli altri e di condividere i sentimenti, abbiamo le catastrofi. L'umanità rischia di perdersi e di autodistruggersi, e ciascuno di noi rischia di perdersi e di autodistruggersi per la stupidità emotiva. L'intelligenza emotiva invece ci può salvare. Vi faccio un esempio, visto che c'è qua anche mio figlio che mi ascolta, di che cos'è la stupidità emotiva. E vi faccio l'esempio di un insegnante, ma attenzione, questo insegnante siamo tutti noi. Un giorno ho aiutato mio figlio a fare i compiti, lui non aveva molta voglia di farli e nemmeno io di seguirli, ma dopo aver terminato il lavoro ha trovato un interrogativo in fondo al libro che gli chiedeva: prova a dire un sentimento che ti ha suscitato questa lettura che hai fatto. E lui, che è stato molto sincero, cosa ha scritto? Il brano diceva: come l'avete visto? Divertente, appassionante, istruttivo. Lui ha scritto noioso ed è stato autentico. Il giorno dopo la maestra, ho saputo che l'ha rimproverato perché noioso non andava bene. Allora, questo insegnante rappresenta la tendenza che tutti noi abbiamo a giudicare i sentimenti, a pensare che ci siano i sentimenti giusti e quelli sbagliati. Non è così, perché tutti i sentimenti chiedono di essere pensati e comunicati. I sentimenti devono essere accettati. Cosa c'entra tutto questo con Acqua Tagliente? Provo a dimostrarvelo. Allora, il primo brano riguarda il bisogno che gli esseri umani hanno di cercare la verità. Tutti noi abbiamo una sete di conoscenza. Come lo stomaco ha bisogno di cibo, la nostra mente ha bisogno di autenticità, di verità. Bene, c'è un passaggio, Luca Luce, che è una persona non vedente. Luca Luce è uno studioso, è cieco. È cieco con gli occhi, ma vede profondamente, e ci dice: chi mi conosce, dice Luca Luce, sa che la mia passione non sono le risposte, bensì le domande, per la precisione le grandi domande. Per me ogni grande domanda è una gioia, e il vero gusto della vita non sta tanto nel conoscerne davvero i segreti, ma il vero gusto della vita è stare nel mistero. Perché il mistero è un dono, dice Luca Luce? Perché il mistero è un regalo? Perché, vedete, il mistero è un contenuto che non possiamo mai conoscere fino in fondo, però nel contempo stimola la nostra curiosità, il nostro bisogno di verità. Il mistero, anche quando è spiegato, lascia sempre dei dubbi. Il mistero, anche quando è spiegato, lascia sempre degli interrogativi. Quindi il mistero ci allena, è una sollecitazione, una sfida. Che cosa? Il mistero in qualche modo ci ricorda che noi abbiamo bisogno di verità, abbiamo bisogno di conoscenza, abbiamo bisogno di essere attenti, consapevoli, ma nel contempo non potremo mai avere una risposta completa, una risposta assoluta.